Vigilia di Inter-Sassuolo, ci si ritrova, mister, per raccontarla questa partita a bocce ferme dopo la prestazione vincente e convincente contro la Sampdoria. C'è necessità di dare continuità a quello che è stato, quello che era il primo passo, no? Che avevi detto prima di Inter-Sampdoria. Dobbiamo ripartire vincendo e poi vedremo. Adesso arriva il Sassuolo. Partita che bisogna affrontare con la giusta determinazione. Abbiamo visto l'ultima partita, l'abbiamo chiaramente analizzata, la partita giocata dal Sassuolo contro l'Atalanta. Il risultato può far sembrare una partita scontata e semplice, invece penso che il Sassuolo abbia disputato un'ottima partita, abbia avuto diverse occasioni per fare gol, non le ha capitalizzate, quindi dovremmo fare grande attenzione perché affrontiamo una squadra in salute, una squadra che sta bene, ha un'idea propositiva di calcio, l'allenatore De Zerbi sta facendo un ottimo lavoro, quindi bisognerà affrontarlo con col giusto spirito, con la giusta determinazione. E non sarà semplice perché giochiamo dopo pochissimi giorni di recupero, però sappiamo che dobbiamo cercare di fare un'ottima partita e portare a casa i 3 punti. Hai detto bene, bugiardo hai usato di Atalanta-Sassuolo perché il Sassuolo ha avuto opportunità. Sarà una partita diversa da quella che è stata contro la Sampdoria, cioè l'atteggiamento del Sassuolo sarà un po' più propositivo, sarà meno ad aspettare e ripartire. Quindi è una gara un po' diversa anche da preparare. Bisogna un pochettino poi vedere, no, che tipo di partita. Sicuramente affrontiamo una squadra propositiva a quale piace giocare, quindi dovremmo anche noi essere bravi nella fase non possesso ad attaccarla con i giusti tempi, con le giuste pressioni, anche perché loro sono molto bravi a uscire da situazioni spigolose, da uscire sotto pressione e poi verticalizzare davanti con giocatori veloci, tecnici molto, molto bravi. Non abbiamo avuto tantissimo tempo per prepararla, però sappiamo che squadra affrontiamo, conosciamo i pregi, conosciamo i difetti. Però sappiamo anche che su 24 ore tu ne lavori 36, quindi il tempo l'avrei trovato per preparare la partita. È già tempo di far turnover o è presto? Cioè, con una gara ogni 3 giorni, nella tua testa, la rotazione ci deve essere di gara in gara o se ve ne è necessità? Con questi ritmi, con questo caldo, queste situazioni anomale, per forza di cose comunque, ci saranno delle rotazioni, anche perché uno non può arrivare all'ultimo proprio, aver spremuto tutti i calciatori per poi dargli riposo. Una volta che poi esaurisci le forze diventa difficile poi ridarle, quindi cercheremo di partita in partita di far riposare chi ha bisogno di riposare. Ho grande fiducia in tutti i calciatori della Rosa, speriamo, ripeto, di avere meno contrattempi possibili, perché i contrattempi ci sono, ci saranno per tutte le squadre, visto i ritmi, visto il caldo e il tipo di situazione cui stiamo affrontando, e quindi c'è bisogno di tutti e che tutti rispondano presente. Tu i contrattempi li hai avuti alla vigilia dell'Inter Sampdoria, perdendo Sensi e Brozovic nell'arco di poche ore, diciamo. Quindi quella è la zona del campo attualmente più contingentata che hai. Sì, anche perché c'è Vesino che continua a trascinarsi questo problema che l'ha tormentato per la stagione, no? al ginocchio. Anche lui speriamo comunque di recuperarlo. È inevitabile che in mezzo al campo siamo un po' contati. E dovremmo comunque fare delle riflessioni. 30 gol in campionato insieme, hai mai avuto una coppia di attaccanti così in carriera? 18 più 12. Ma questo, guarda, io non sono amante delle statistiche, sicuramente con me gli attaccanti comunque segnano sempre, anche perché svolgono un ruolo molto importante per la mia squadra, li considero comunque i veri e propri finalizzatori della squadra, quindi
stanno facendo bene, ci auguriamo che continuino a fare così. So già cosa mi rispondi, perché tu sei uno che guarda alla fine e non si accontenta, però i numeri parlano di una performance fino a questo momento della tua Inter, di Antonio Conte all'Inter, più che positiva. Sì, diciamo che bisogna poi aspettare la fine del campionato per trarre le conclusioni. Sicuramente stiamo lavorando, c'è un lavoro importante che stiamo facendo, che stiamo svolgendo. Ho la fortuna di lavorare con dei ragazzi che danno grande disponibilità. Penso, ecco, che si stiano mettendo basi importanti per avere un'Inter solida per il presente e per il futuro. Senti, guardando un po' questo calendario, si gioca un po' prima, un po' dopo, parlo delle tre davanti, no? Juventus, Lazio e Inter. Qual è il vantaggio più alto? Come in questo caso, che la Juventus gioca prima, vince, mette più pressione alle altre due, o non conta niente? Alla fine, nel caso di Inter, bisogna pensare a vincerle tutte e vedere. Però può mettere un po' di pressione con così tante partite in pochi giorni? Ma io mi sono trovato in tutte e due le situazioni, no? È inevitabile che chi sta davanti è padrone del proprio destino, e quindi nel momento in cui stai davanti vinci, hai fatto il tuo dovere, gli altri devono per forza aumentare i giri, quantomeno per mantenere il tuo passo. Come ho detto prima, è davanti la Juventus e la Lazio, e hanno fatto, visto la classifica, meglio di noi, e sicuramente hanno più margini di errore rispetto a noi. Noi ogni partita rappresenta, tra virgolette, la partita della vita. Non abbiamo grandi margini di errori se vogliamo rimanere lì e cercare di rompere le scatole fino alla fine. Un'ultima, senza il pubblico si sente tutto. Si sente tutto in tribuna di quello che dici, però lo sentono anche i giocatori. Spesso i giocatori dicono: ma c'è confusione, il mister diceva delle cose, non si sentivano. Non ci sono più alibi. Hai notato un cambiamento? È un vantaggio per te dire una cosa e sapere che il giocatore te la sente in quel momento? Poi la gente deve avere, sì, i tifosi. Sono il tipo di allenatore che partecipa molto, in maniera molto attiva durante la partita, sia con il pubblico che senza pubblico, quindi c'è abitudine da parte mia, soprattutto da parte dei miei calciatori, comunque ad ascoltare. È inevitabile che quando c'è il tifo, cioè ci sono i tifosi, alcune volte diventa difficile, no? Far arrivare il messaggio, quindi senza tifosi è molto più semplice, però sinceramente i tifosi manca, la gente allo stadio manca, abbiamo bisogno della gente allo stadio, perché il calcio è bello, dà passione, entusiasmo, vogliamo trasferire questa passione, questo entusiasmo a tutti i nostri tifosi. Però va bene così, bisogna fare sicuramente grande attenzione, magari qualche volta può scappare qualche parolaccia, mai bestemmia, però qualche parolaccia può scappare, allora ci sta. Grazie mister. Grazie a voi.